create dalle mode, che si sono succedute nel tempo e che ci sono in ogni momento, mode comportamentali, sto dicendo, non certo quelle di costume soltanto. Incontrarsi è qualcosa di diverso, perché incontrarsi vuol dire soffrire, vuol dire mettersi in gioco. I protagonisti di questi racconti si mettono in gioco nella loro dimensione quotidiana, perché si sentono inadeguati a mettersi in gioco in un mondo che in fondo è profondamente falso per certi aspetti, ma è la verità del nostro tempo, questa è la verità. Per cui, com'è possibile, spesso se lo chiedono questi protagonisti, superare queste vite parallele? I bambini riescono certe volte, con il gioco, spontaneamente. Gli anziani non hanno più nulla da dimostrare a questo mondo, spesso, magari qualche volta i loro figli, e quindi sono apparentemente più liberi, possono in qualche maniera saltare da una vita parallela a un'altra e quindi riuscire a provare un senso, però rimane la dimensione del sogno, non quella onirica notturna tra le braccia di Orfeo, di Morfeo, ma quella del giorno, cioè quella che si fa a occhi aperti, quello appunto di immaginare al di fuori di sé, quello di sognare qualcosa che va al di là del possibile. Sognare l'impossibile, in ultima istanza, un vecchio slogan in realtà del maggio francese, ma che nella letteratura è spesso tornata. Ecco, credo, quale potrebbe essere, sempre sul piano letterario, non certo sul piano sociologico, politico, che ha ben altri strumenti che dovremmo usare per analizzare. Quindi sul piano letterario credo che sia questo. Lo sforzo di trovare una direzione, fare in modo che i personaggi si incontrino, provino a guardarsi profondamente, a capire quali sono i sensi soggettivi che stanno vivendo nella loro dimensione quotidiana e quindi incontrarsi, che vuol dire anche scontrarsi, che vuol dire anche provare a capirsi, non solo sulla superficie delle cose. Al volo, visto che siamo penso in conclusione, una curiosità molto basica: c'è qualche vezzo che hai quando scrivi o nella tua scrittura prima di scrivere o ti metti in condizioni particolari? Intanto riesco a scrivere solo quando c'è all'inizio silenzio assoluto e non c'è nessuno. Poi nel momento in cui entro e riesco a scrivere, mi piace ascoltare musica, soprattutto musica classica, quindi è il verso, anche se adesso è un po' di tempo che non lo faccio più, ma insomma tutte le volte che ho scritto negli ultimi 30 anni era quello di a un certo punto di bere un super alcolico. Non lo faccio da qualche anno per motivi di altro tipo, soprattutto di fegato, ma insomma era questo. E voglio, visto che siamo a termine, insomma, poi lasciamo a Simone Mauri e ai grandissimi disegni di Andrea Rosso il compito di terminare la serata, mi permetto di fare un piccolissimo ringraziamento, mi rendo conto rituale e non semplicemente dovuto, ma sincero, a Eco Informazioni, che è l'editore, l'editrice, a tutte le persone che hanno lavorato per questa serata, sicuramente a Beatriz, che ringrazio, che ha letto con tutte le difficoltà perché è la sua lingua, quindi ha fatto uno sforzo enorme. Un grandissimo ringraziamento a Paola Minussi, che non solo ha scritto la prefazione ma ha voluto essere presente nonostante gli impegni in giro per l'Italia a presentare il suo ultimo libro. Grazie enorme a Gianfranco Giudice, un amico da tantissimo tempo, quale in comune abbiamo il fatto che siamo stati animali politici a lungo e questo mezzo gli è rimasto, si capisce. E un grazie a voi che, nonostante la giornata terribile, siete qua presenti. Grazie.